Questa mozione ha come oggetto la riforma del servizio idrico toscano. Il quadro attuale è composto dal fatto che il sistema idrico toscano attualmente è gestito da sette società di diritto privato, sette SPA, e il quadro normativo regionale è composto da una legge regionale da 69 del 2011 e da due atti di pianificazione molto importanti, quale il piano ambientale energetico regionale e il piano di tutela delle acque. Se andiamo a leggere questi tre atti importantissimi, in tutti e tre gli atti emerge il fatto che si riconosce l'estrema importanza del ruolo strategico degli enti pubblici nella gestione dei servizi pubblici locali, in particolare della gestione dell'acqua. Ma andiamo a leggere alcune parti fondamentali. La legge 69 del 2011, la legge regionale dice, viene approvata, leggo nel preambolo, per dare attuazione alla volontà popolare espressa nel recente referendum del 12-13 giugno 2011, appunto referendum che prevedeva i cittadini si sono espressi per la ripubblicizzazione dei servizi pubblici locali quali acqua e rifiuti. Ancora, nel PAER, andiamo a leggere un piccolo estratto. Qui si dice che si tratta di favorire, anche al fine di interpretare lo spirito referendario, l'attivazione di iniziative volte ad aumentare la governante pubblica, superando anche le difficoltà delle attuali società di gestione. Ciò anche in rispondenza degli obiettivi a lungo termine posti proprio dalla legge regionale 69-2011, che prevedono il raggiungimento di un unico gestore pubblico toscano, un unico gestore pubblico toscano, così c'è scritto nella legge regionale e nel PAER, da costruire a partire dalla prossima scadenza delle concessioni in essere, e se non ricordo male la prima è tra 9 anni. Ancora, nel piano di tutela delle acque, leggo alcuni spunti, la gestione dell'acqua deve avvenire con un approccio partecipativo, così come tutte le acque sono pubbliche, la tutela dell'acqua e l'organizzazione dei servizi idrici integrati è una funzione propria delle pubbliche amministrazioni. La Regione Toscana si impegna a promuovere e a realizzare i seguenti specifici obiettivi, sto leggendo dal piano regionale di tutela delle acque attualmente in vigore: la protezione dell'acqua quale accesso all'acqua e nella sua disomogenea disponibilità, al quale chiedo scusa, la protezione dell'acqua quale bene comune attraverso un modello di governance pubblico che superi le iniquità della tradizionale accesso all'acqua nella sua disomogenea disponibilità nello spazio e nel tempo, eccetera, eccetera. Non possiamo non considerare il fatto che attualmente abbiamo circa il 55% delle perdite come media nazionale, ci sono gravi problemi nelle reti idriche, presenza di amianto, problemi inerenti alla depurazione e alle fognature. Questo deriva molto anche dal fatto che gli investimenti da parte dei gestori privati non ci sono stati. Ricordo alcuni dati, chiedo al Presidente qualche minuto in più. I ricavi da tariffa sono aumentati dal 2003, che erano intorno ai 144 milioni di euro, sono passati al 2016 a 236 milioni di euro. Tra l'altro, con una riduzione degli investimenti dei gestori, ricordo tutte società di diritto privato, nel 2016 rispetto ai dati 2003, meno 28%. Io qualche domanda me la farei anche rispetto a quanto è avvenuto negli argini del fiume Arno a Firenze. Però questo atto nasce sulla spinta anche delle dichiarazioni del Presidente della Giunta regionale, di Enrico Rossi, che dichiara che le domande di fondo che si pongono ai cittadini sono più ampie e riguardano il problema dell'approvvigionamento idrico, la gestione del servizio dell'acqua è fondamentale. E ancora, dichiara il Presidente della Regione Toscana, occorre che si elabori subito una linea di indirizzo nazionale con un atto appropriato che obblighi le società miste a reinvestire tutti gli utili realizzati nella manutenzione della rete idrica. In Toscana sarebbero decine di milioni in più. E ancora, il Presidente Enrico Rossi dichiara, occorre prevedere un intervento che consenta la riconsegna nelle mani pubbliche dell'intera gestione del ciclo delle acque, anche utilizzando tempi lunghi di risarcimento del capitale privato e la sua graduale uscita. Bene, a fronte di tutte queste considerazioni, noi chiediamo un impegno formale al Presidente della Giunta a realizzare 3 punti. Il primo, predisporre una linea di indirizzo da presentare nelle idonee istituzioni, come ad esempio nella conferenza Stato-Regioni, finalizzata a rendere obbligatorio il reinvestimento di tutti gli utili realizzati dalle società di gestione del servizio idrico nella manutenzione della rete o in interventi volti a migliorare la depurazione delle acque. Ogni anno siamo multati dall'Europa per 480 milioni di euro per il mancato rispetto della direttiva europea sulla qualità delle acque. Secondo
punto, a prevedere un nuovo piano di investimenti gestito direttamente dalle amministrazioni comunali. Terzo punto, a predisporre sulla base di una specifica analisi delle diverse convenzioni in essere una strategia di uscita dall'attuale modello gestionale del servizio idrico integrato per costruire invece sulla base dei bacini idrografici, così come specificato nel piano di tutela delle acque, atto di indirizzo oggi in vigore regionale, un modello pubblicistico, peraltro già previsto in questi atti esistenti, in cui aziende di diritto pubblico assolvono la funzione di gestire tutta la filiera del servizio così come definita dall'articolo 141 del decreto legislativo 152 del 2006. Grazie.